Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: un attore di Un Posto al Sole, la meravigliosa soap opera partenopea che sta appassionando i numerosissimi telespettatori di Rai 3, ovvero l'interprete di Renato, racconta di come la sua vita sia cambiata. Che cambiamento ha avuto la vita dell'attore Marzio Onorato, conosciuto per il personaggio di Renato Poggi all'interno di Un Posto al Sole? Un Posto al Sole, parla, Renato, la soap opera partenopea di Rai 3 Un Posto al Sole continua ad appassionare i telespettatori della terza rete Rai. Il merito va ricercato sicuramente nella grande bravura degli attori, nella fantasia, decisamente molto fervida, degli sceneggiatori, nell'attinenza all'attualità e di tanti altri fattori che ne hanno fatto un prodotto di grande successo che ancora oggi può contare su un zoccolo davvero duro di estimatori. Una delle colonne portanti è il personaggio di Renato Poggi, presente fin dalla prima puntata andata in onda quasi 26 anni fa ormai. L'attore che lo interpreta, ovvero l'affascinante Marzio Onorato, ha rivelato a TV Mia quanto e in che modo sia cambiata la sua vita. In un piccolo teatro sono stato notato da Edoardo De Filippo, che cercava un attore per il ruolo di Vittorio Elia in Natale in casa Cupiello. Mi sono presentato al provino e sono stato preso. Da quel momento la mia vita è cambiata. Deve tutto a Edoardo. Marzio Onorato da giovane faceva il lavamacchine per guadagnare qualcosa quando per caso ha conosciuto dei ragazzi che avevano una piccola compagnia teatrale e ha voluto così provare, spinto anche dalla più viva curiosità. L'incontro con il grande Edoardo De Filippo ha fatto poi il resto. Dal 1996 l'uomo veste i panni di Renato Poggi nella soap di Rai 3. I siparietti tra lui e Raffaele, che vede il volto del simpaticissimo Patrizio Rispo, sono entrati nella storia della TV nostrana, eleggendo i suoi protagonisti a vere e proprie star, amatissime dal grande pubblico di ogni età. E come Eric Forrester. Eterno. Il personaggio di Renato ha fama di essere un padre e un nonno, un po' rompiscatole. Ma nonostante questo è molto amato dai telespettatori, compresi chiaramente quelli della prima ora che ormai si sono molto affezionati a lui, tanto che non potrebbero mai pensare al suo addio all'interno della soap, anche perché lo ribadiamo nuovamente fa parte di essa fin dalla sua primissima puntata. A tal proposito l'attore ha candidamente confessato sempre a TV Mia: chi mi ferma per strada mi chiama Renato. Io scherzando dico che in Italia sono come l'Eric Forrester di Beautiful. Eterno, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.